Ciao, siamo da capo in giro con Sebastiano e sto colpo stiamo provando a dare un po' di spiegazione. Ci vuoi mettere No, non Guido? siamo soli, certo. Ma Guido si secca ogni Vabbè, volta. ma però lo è giusto che lo nominiamo. Vero? Vuoi venire? No, c'è anche Guido. Buongiorno a tutti gli amici. E allora, qua c'è l'edicola della Madonna di Trapani. Intanto siamo, tanto per Guarda, capire dove siamo. la zona Cervo, dove c'è la scuola media. Una volta qua era tutto giardino, tutti limoni. Ecco, C'è questo questa è l'edicola. E questa è l'edicola della Madonna di Trapani come mai o questa? quantomeno quello che rimane. Quella che rimane, vabbè, diciamo che non è. No, su questo titolo non si hanno notizie. L'edicola è settecentesca e all'interno c'era un quadro della Madonna di Trapani donata dai canonici calì, quelli che abitavano in piazza Cusmana, canonici della cattedrale, di Costa Calì del Fabbro. E c'era una bella icona della Madonna di Trapani. È antica perché l'icona aveva un'indulgenza di Monsignor Deodati Mongata, vescovo di Catania. Un'altra indulgenza poi su questa cappella la diede Monsignor Genuardi. E all'interno, come stavamo dicendo, c'era un bel quadro della Madonna di Trapani, che fortunatamente ci è rimasto un'immagine, e degli ex voto che erano appesi. E l'altro se lo sono rubato? L'edicola è stata depredata, come puoi ben Ah, che vedere. bella questa cosa qua. Sì. Ma qua c'era lo spioncino dove si vedeva l'interno. Ah, perché giustamente erano chiuse due quelle da facciata e vedevi il Certo, quadro. certo. Ho Come capito. stavo dicendo, c'era pure degli ex voto. Nel 1948 praticamente è successo un fatto in questa zona. Praticamente una ragazza è stata colpita da un colpo di fucile accidentalmente Nel nel 48 1948. da un colpo di fucile. E c'era una tavoletta dove si scriveva: per intercessione della Madonna di Trapani fu liberata da un colpo di schioppo che per incidente si verificò per mano di una, puntini puntini. E Ma questi, i parenti, riferiscono che questo ex voto era stato messo dai genitori della ragazza. Hai visto che c'è lo spioncino per le offerte? Qua c'era. ah, non è una serratura quella? Quindi No, questa è una buca delle offerte. là mettevi i soldini. E di qua Sì. ci. E Certo. di qua guardavi Ma questa dentro. era una strada di passaggio, perché qua. Ora ci andiamo. Aspetta, ora ci andiamo. Ora c'è pure un coso di un Sì, alveare. qua è una bearcia. Un favo, come Ma che sta c'è buco. Hai visto all'interno? si chiama? No, è bello perché comunque il È pavimento è decorata, originale. sì, È un è bel pavimento, un rotto. ingotto sicuramente, originale non lo so. Sì, Poi c'è sicuramente. l'altare volante, e E chi qua, viene ora qua? Qualcuno viene? ma non lo so, qua si dice a maggio, nel mese di maggio si ci faceva la festa. Però No. questo è quello, là c'è una cornice con il baldacchino, sicuramente doveva essere la cornice originale della Madonna, però. Insomma, la chiave di questo posto in questo momento chi ce l'ha? Ma, no, ma sicuramente qua del vicinato. Ah, va bene. Allora, questa era la strada chiamata la strada dello Bosco, e questa univa la città fino. Era praticamente univa questa strada alla Consolare che portava a Messina. Questo qui doveva andare a San Cosmo, a Mangono, doveva passare da questa strada. La consolare è quella che oggi è la 114 La oppure? 114, certo. Che però era un po' più interna probabilmente. Allora, dall'indirizzo uscivi tu da Porta Sarocco, facevi lo stradone che poi successivamente era il Belvedere, e tu per andare a San Cosmo, a Mango, dovevi passare da qua. Che era già bosco, però non è che C'era qua, qua era ne dentro il c'era. bosco, certo. Quindi Questo qua è. già nelle pertinenze del Bosco di Agi, già la Contrada Cervo è nominata. Ma senti una cosa, ma qua quindi già iniziano i pericoli anche per i Certo. viaggiatori. Certo, qua questa è una strada soggetta
Si racconta che nel 600 a Santa Maria Ammalati un sacerdote è stato ucciso. Dai Il nipote è briganti. riuscito a scappare, certo. Ci sono tanti, tanti episodi portati da Lobruno, gli assalti. Dallo? Lobruno, il tuo sacerdote Lobruno, Sacerdote nelle Lobruno. memorie. Comunque io volevo fare un appunto, se mi è permesso. Che la strada è stata pulita recentemente, se non sbaglio, dagli Sì, ah, non scout. mi darò una somma. No, vabbè, pulita dalla Non sporcare. vegetazione. È sporca perché qualcuno pensa C'è un po' di tutto. che gli spazi comuni Questo possono essere potrebbe essere utilizzati un come percorso, discarica. fino a che resiste, un percorso naturalistico. Detto, questa strada, comunque l'appello, cerchiamo anche di fare questo filmino per dire che questi spazi vanno tutelati e di dire ai cittadini di evitare di buttare spazzatura in questi posti perché poi è anche difficile la rimozione. Discorso a parte va per quei signori che si permettono anche di portare qua materiale di risulta per ristrutturazione edilizia. Questo non è che è incivile, questo è penale più che altro, credo. Qua A vedere ce ne sono, ci sono altri sacchi. sta strada, perché su centenario sto coso, perciò se Questa è conta una come si strada buttano. che ha una storia e noi in questo momento con tutta questa spazzatura sicuramente non stiamo facendo un bel servizio a questi luoghi. Spunta Spunta dopo dopo San San Cosmo. Cosmo, a Zanobbia. Guarda che c'è qua ancora di materiale di risulta. Trovo un morto a me questo qua. Quindi qua con fucile al ciuma. Comodista. Non sono comodista, ma se tu ti pigli le persone sapete qua prendere. Certo, effettivamente non è un luogo. No. Michela, camminando, ci siamo battuti in questo altarino. Questa è una Madonna del Rosario. Peccato che Almeno ne rimane di quello che poco. ne rimane. È un peccato che sia ormai cancellato. Ma a che servivano? Certo. Qua Ma siamo. queste sono queste edicole si trovano strada facendo dove i viandanti sostavano, pregavano Pregavano perché ancora erano. Perché il viaggio era complicato il qua. viaggio era pericoloso e si raccomandavano con le preghiere Di arrivare di sani e arrivare sani e salvi. salvi, certo. Bello però. Bella storia. Vabbè. Si vede ancora il viso di un Ma bambino. questo dovrebbe essere E di uno che settecentesco, in prega. base ai lineamenti. Vabbè, in realtà non è così rovinata. E qua non si vede bene, ma non è così, vede pure la Madonna. Cioè, io scrostavo, ormai il colore è Eh saltato. sì. Cioè, è rimasto solo il viso. Vabbè, andiamo avanti. Ah, certo, ormai. Andiamo a montare la cuffia e tornare. Era dalla centinaia qua. Da qua dal video non è che si capisce bene la dimensione di questo tronco, ma è veramente veramente gigante. Per come riferimento possiamo prendere soltanto questo muro qua. No, ma non si capisce neanche. Un peccato avere perduto un albero come questo. Il colore può essere anche opinabile, non può piacere a tutti, qualcuno ne sarà sempre deluso, però insomma il panorama è compromesso da qua, una volta questi edifici erano più bassi, soprattutto non c'era quello là, questo qua non c'era questo edificio, e poi c'è anche una bizzarria. Una cosa veramente bizzarra e strana, che sarebbe questa apertura. Non si sa se è ingresso, uscita, se è di emergenza in questa strada, in curva.
La strada che è rimasta senza marciapiede, mentre sarebbe stato opportuno ritirare di un metro l'edificio per poter mettere un marciapiede, perché c'è ancora gente che in questa città preferisce camminare a piedi quando possibile. Vabbè, questo è il retro della chiesa dell'Indirizzo, che è quello che abitualmente si vede da piazza, sì. Indirizzo. È quello lì vicino che sta nel palazzo. Diciamo che appunto ora qua dobbiamo andare alla vecchia chiesa. E qua Sebastiano, di cui non rimane nulla. Sebastiano, fai le presentazioni. Ci vuole la presentazione. Nicola, dai. Bravo davanti alle telecamere. Allora, però devi essere presentato nel video, perché a me ci sei pure tu in questo video. Ma io, tra l'altro, della vecchia chiesa non resta nulla. C'è solo... Questa diventò poi casa di custode. Aspetta, dove entrare ora io? Questo è un cancello? Sì, un cancello di casa Carpinato, evidentemente. Allora. Chiaramente pare che si sposò... 1861. Allora, perché una Carpinato sposa Sandro Nicolosi, no? Quindi comunque proprietà di Carpinato, parte Carpinato, passano anche poi successivamente Nicolosi alla fine del 600. Nicolosi che veniva da Cicastello? Da Cicastello, sì. Ah, certo, rimane ben poco di una vecchia chiesa, però questa era la vecchia chiesa, c'è poco che fare. C'è qualche cornice anche. Questo è il baus della chiesa. Sì, qualche, la scarpa di qualche custode che... Guarda, le scarpe non mancano mai. E questa è la cosa buona. Vediamo assolutamente, vai. E questa strada è venuta fuori su un tracciato di una processione. Sì, pazzesco. Ma pare Santa Venere. Palazzo Cagnone. Cagnone, sì. Ma nasce come Palazzo Cagnone, non come Palazzo Cagnone. Poi Pennise Cagnone, sarebbe un vecchio barone. Quello che fici, teme tutto il resto. Ho avuto un voglio, faccio con lui. Una volta mi pescavo con zio. Infatti, vabbè, dico. No, visto, no. Erano trattati, che? No, era da cosa da fare. E questo perché non racconti a livello di... Aspetta, casi. Te lo torno giù, la busta. A livello di storia, questa qua la per raccontare, no? Sì. Tanto, capace... No, la proprietà ancora oggi, infatti, sottostrada è dei cugini Nicolosi, arrivava giù fino al Santa Clara Palace, tanto che fino agli anni 50-60 ancora il barone Nicolosi, zio di mio nonno, era proprietario di una villa lì accanto all'albergo. Una villa della fine dell'Ottocento, anch'essa progettata da Mariano Ponebianco, l'ingegnere. Sì, da quasi dell'abside, ma anche dalla strada. Quindi questa era una torretta di avvistamento. Tardo cinquecentesca, seicentesca, a cavallo lì dovremmo essere. Ok. Infatti quando i Nicolosi entrano in possesso della proprietà già esisteva nel 600 la torretta. Ah. Sì. Dico, nonostante la chiesa non andò distrutta del tutto, per prestigio ne costruirono una più grande, perché i Nicolosi arrivano a Cirala alla fine del 600 sostanzialmente, dove già vi erano presenti un paio di famiglie importanti, forse anche di più. Quindi per... garantire ricchezza l'avvocato si sposta. costruirono l'avvocato, vedi che oggi è in forma di studente. No. Sì, prendo appunti, cioè mi docno. Quindi questa era la chiesa originale. Questa chiesa originale fu danneggiata e nel 1703 Don Giuseppe Nicolosi inizia i lavori per la costruzione della nuova chiesa, che verrà ultimata nel 1708. Ma se non ricordo male, Nicolosi aveva incarichi, capitano giustiziere, lui era Giuseppe Nicolosi. Non ricordo, c'era il ritratto in chiesa, in sacrestia. E questi limoni, sì, che fate? Li raccogliete o non li raccogliete? Questi limoni, Paolo, il cavaliere Paolo, è lui che... Bene, quindi vengono raccolti, va? Con la chiurma. Anche perché mi pare che... Vengono raccolti più per uso proprio ormai. Vabbè, Nando li raccogliamo per uso, poi domani chissà. L'importante è mantenerli anche. Con quattro casce, ti metti a traviazza Garibaldi, cazzo d'uomo.
volta era al tribunale, il giudice non era di qua, non lo so, spiegava, sa allora questo è il problema, che c'è qua c'è una saia, arriva lui e fa, mi scusa una cosa, dice, ma che cos'è una saia? Perché viene dal problema della gente. Il giudice di Napoli, vabbè, che cos'è una saia? Noi con le, noi solo con le strutture di saia che abbiamo. Non sappeggio, non sappeggio. Non aspetta, non sei frettoloso, vai. Mi nascondo. No, no, no. Mi vergogno di meno. Non devi vergognare. No, niente, è come leggi lì, cappella privata, nel retro della chiesa, sempre in proprietà Nicolosi, si seppellivano i defunti di famiglia. In chiesa, ovviamente, c'è l'ossario con gli antecedenti al 1885, poi venivano spostati, perché tra l'altro giù c'è il sotterraneo con le altre... le lapidi, con le altre tombe. Ecco, famiglia, non c'è più. Sì, da questo lato non è mai entrato nessuno. Cioè, chi è venuto a scrivere o a fotografare si è sempre fermato all'ingresso. E questo stemma? Lo stemma. E che serve? Io la vedo come una... un abbellimento normale. Sì. Non ho mai sentito nessuno, manco zio Paolo, insomma, che è uno che... Vabbè, non è, questo poi significa di sempre al limite dell'esoterico, sì, a volte. Rosa dei venti, no? Abbiamo preso la vecchia cappella. E giù c'è la chiamiamola come? Cripta, insomma. Sì, no, non è chiamiamola cripta, è una vera e propria cripta. Sì, vabbè, insomma, con i defunti antecedenti a quelle date, quindi qua siamo primi 800. Ovviamente prima no, che prima non esisteva la sepoltura in cappella, cioè gli ossari direttamente, se non... Te l'ho detto, notizie sono relative. No, è importante. Nel senso, si sa che c'era questa torretta nel 600. Cosa è sta... Oggi un magazzino in cui ci sono attrezzature agricole. Questa cosa che potrebbe essere? Una vasca? Chissà, infatti. O capila. Una pila. Però c'è il doppio innesto. Perché è una forma strana oggettivamente. Perché c'è questa cosa così e poi qua c'è un'altra prosecuzione. Capace c'era qualche... barmendo. Infatti la proprietà scendeva direttamente fino a giù, no? E dall'altro lato il cancello che delimita il confine della proprietà Nicolosi è di fronte elettrodomestici GS, Maugeri. Ah. All'imbocco per la provincia di Sant'Antonio a Male. C'è un cancello un po' più avanti. Un po' abbandonato. Qua c'è un forno. La cucina, muratura. Quando tu arrivi dalla 114 vedi questo castelletto, vedi i merletti e dici chissà com'è quel posto. E fino a quando ti capita il giorno che ci vai e lo vedi. Ed è chiaramente in uno stato di abbandono, deve essere sicuramente recuperato. È un posto che racchiude la nostra storia. Cose semplici, non è che ci sono cose particolarmente pregiate, pezzi di ferro, com'è qua per esempio. Cosa sono queste cose? Niente di particolare, ma sono quelle cose che potrebbero essere parte di una ricomposizione della nostra storia. È un magazzino che però è un po' mal ridotto. Canne. Però è stata portata alla luce, ci sono gli interruttori. Ed è stato tinteggiato anche.
Sebastiano si è comprato i tortellini. A pranzo deve mangiare deve mangiare i tortellini. E sta imbazzendo. Che ore sono? Parti da lì, quello lo sai cos'è, no? No. Che Madonna è. No. E perché non me lo dici? Vabbè, qua dove siamo? La Madonna dell'indirizzo. Quindi la Madonna dell'indirizzo. A cui è dedicato il tempio, la chiesa, no? La venerazione della Madonna dell'indirizzo. E poi qua il professore Pittera. Il gran Sebastiano. Anche. Come? Gli antenati del Sebastiano erano gli appaltatori che tirarono sulla strada. Vero? Certo. Perché non me lo dicevi, scusa? Attacco due libri e due leggi. Quindi questo quadro, cosa, insomma, tanto penso a suo punto viene commissionato da Giuseppe Nicolosi, perché il padre o da Pietro Paolo, uno dei due. Possiamo fare un po' di... o l'ha commissionato o l'ha comprato. L'ha comprato. Cioè, guarda, se... Quindi, che cosa c'è in questo quadro? Del Platania. Santa Venere a sinistra. Che presenta la città a Sant'Agata, perché la guarda in cui c'è la diocesi. Hai visto il cielo della mano? Lettera in eruzione. Lettera non la vedo bene dalla telecamera. Abbiamo un'eruzione. Vabbè, c'è lettera in eruzione e poi c'è un angelo. L'eruzione più significativa di questo periodo è quella del 1669, però che colpisce Catania. E quindi c'è un angelo anche, che fa? L'angelo viene, che è tipico della monografia di Giacinto Platania. Regge la città e Santa Venere la sta mostrando a Sant'Agata, che è la titolare della diocesi di Catania, dove ricadeva il territorio che riceveva in lastra del paese. Mi fa quasi vedere in cui se lo so tornare con le dell'acqua d'argento. E sono le stesse monete. Se saluti, no? Allora, qua siamo dentro la chiesa dell'indirizzo, edificata dopo il terremoto del 1693 dal barone Giuseppe Nicolosi nel 1709. Dietro abbiamo l'immagine della Madonna dell'indirizzo sulla strada ardese proveniente dall'antica chiesa. Su quest'altare il 30 giugno 1700, aspetta, me lo voglio. Questo è un saggio, 1737 celebra la prima messa padre Mariano Paterè 1737 il fondatore dei Filippini. Nella chiesa c'è il monumento funebre del barone fondatore della chiesa. Abbiamo visitato tutta questa zona e ringraziamo il padrone di casa. Il padrone di casa che ci ha fatto vedere tante cose interessanti e tante cose sconosciute ai volti alla città e ai volti, nella speranza di rivalutare e di apprezzare questo luogo e la storia della città. Alla prossima, no? Ci saranno altri luoghi. Alla prossima, non sappiamo dove andiamo, però alla prossima. Ah, un appunto sul dottore Lì che si è perso per circa tre quarti d'ora. Dottore Lì, sì, gli stenni, e geppi, però sai. Poi vedrete pure la fotografia dei vari rambini. Va bene, andiamo a comprare il pane. Arrivederci.